Il Festival Cammino Celeste nasce nel 2016 da una mia idea condivisa con Luigi Del Prete, con l'intento di perseguire tre obiettivi: la valorizzazione dei repertori musicali legati al tema del cammino e del pellegrinaggio, la valorizzazione della Via Francigena e in particolar modo del tratto che da Brindisi conduce sino a Santa Maria di Leuca e degli antichi itinerari storici di pellegrinaggio, e la valorizzazione dei luoghi di interesse storico, artistico, architettonico situati lungo il percorso. Il tratto terminale della Via Francigena, che va da Brindisi fino a Santa Maria di Leuca, è un tratto estremamente affascinante, si chiude nella Finisterre della Francigena. Noi abbiamo anche la nostra Finisterre, che è Santa Maria di Leuca o De Finibusterre, che conserva la stessa radice etimologica della Finisterre galiziana. Questi tratti sono estremamente carichi di fascino, hanno una storia molto lunga, la cui prima cronaca risale al 333 d.C., con un diario redatto da alcuni pellegrini di Bordeaux, i cui nomi non conosciamo, che appunto, ritornando dalla Terra Santa, sbarcarono a Otranto e risalirono percorrendo l'appunto fino a Roma. La caratteristica del festival è proprio quello di essere itinerante. Ogni tappa si svolge in un luogo diverso e così lo spettatore può percorrere un vero e proprio cammino lungo questi luoghi, alla scoperta di frantoi ipogei, di scavi archeologici, di fari, di terrazze, di antichi palazzi, di chiese rupestri, di luoghi dal fascino e dal valore inestimabili, che vi invitiamo a scoprire. In pellegrinaggio ci si mette per tante ragioni, uno sceglie questo modo di trascorrere del proprio tempo con se stesso, chi per ricercare Dio, chi per ricercare il silenzio, sfidare un po' se stesso, chi per mollare gli ormeggi della vita quotidiana, piena di tante cose, molte delle quali anche superflue, e che invece il pellegrinaggio riporta alla loro essenzialità. Ho scoperto le mie gambe, ho scoperto il cammino, ho scoperto i miei passi un po' di anni fa e da allora non ho più smesso. Come ho scoperto un po' di anni fa la musica, e da allora non ho più smesso. Le due vie, che sono appunto il cammino e la musica, sono indispensabili, viaggiano anche allo stesso ritmo, viaggiano anche con la stessa intenzione, e appunto è quello della ricerca. Agli artisti coinvolti abbiamo chiesto di pensare a un progetto speciale sul tema del cammino e del pellegrinaggio, per cui ogni concerto sarà un concerto unico, dedicato a questo tema. La luce del ritorno quando è notte. Camminare è una forma di composizione, è una maniera per un musicista di comporre, di esprimere la propria musica, la propria ricerca, la propria direzione.
indispensabile la musica anche per il cammino, è indispensabile la musica per il viaggio, è indispensabile riconoscersi e mettersi su una strada per poi arrivare alla meta. Dopo essere giunti alla meta, dopo un lungo cammino, lì inizia un nuovo viaggio. Si ispira al desiderio del pellegrino di scoprire questa terra ed appunto è anche, oltre a un modo per far conoscere questa strada, è anche un modo per invitare a suggestioni, sogni musicali dedicati a questo percorso ed è altrettanto bello rispetto al Cammino di Santiago. Quindi invitiamo tutti voi a mettervi in cammino lungo le strade della musica, lungo le strade della memoria.